Eccoci qua, e allora, buonasera, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente. La prima è Maria stasera. E allora, volevo mettere una bella canzone. Vediamo se ci sta. Non è la fine. Canzone, vediamo se esiste. Non è la fine, esiste una canzone. Ah, Elodie, vediamo cosa dice. Qui, non è la fine, però c'è una canzone, non è la fine. E allora, di Elodie, eccoci qua. Se tu parli, sento solo neve. C'è qualcosa che si scioglie, che non ha senso. Beh, ci dice una cosa interessante. Perché vorrei titolare il commento a questo Vangelo Non è la fine, ma ascoltiamo. Ascoltiamo, e oggi è un'importante, significativa giornata perché abbiamo presentato. Adesso ve la faccio vedere, però poi eccola qui, vediamo se eccola qui, eccola qui, eccola qui, eccola qui, eccola qui, ma ne parliamo dopo, eccola qui. Piazza San Pietro, la nuova rivista di questa basilica di Papa Francesco, e tra le tante cose belle, Francesco risponde Francesco, cioè risponde Papa Francesco. E una grande gioia. Poi il Papa inaugurerà la web sulla webcam sulla tomba di San Pietro, sulla Porta Santa. Insomma, tanti motivi di gioia, di impegno, di lavoro. Ma andiamo al motivo del nostro stare insieme. E il motivo è sempre questa parola che ci dice una cosa straordinaria, quando pensiamo che sia la fine, non è la fine, non è la fine. Ma ascoltiamo. In quel tempo, ed è l'Evangelista Luca che scrive, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: verranno giorni nei quali di quello che vedrete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose? Quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere? Rispose: badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre, di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno diversi lunghi luoghi, in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Brava gente, che cosa ci dice questo Vangelo? Gesù parla e smonta i luoghi comuni. I luoghi comuni di tante persone che andavano dietro a persone che li ingannavano. Interessante il centro di questo breve discorso. Badate di non lasciarvi ingannare, badate di non lasciarvi ingannare. E il rischio è proprio questo, lasciarsi ingannare dai signori della guerra, che portano guerra, distruzione. Lasciarsi ingannare io ricordo quando ci fu il terremoto ad Assisi. Ci furono alcuni che iniziarono a dire: è la fine, è la fine. E invece non è così. È stato un grande lavoro per ricominciare. Ma a volte anche noi pensiamo, quando commettiamo un errore, qualcosa di grande, sono finito. Ecco, non è la fine. Il Signore ci dice: non lasciatevi ingannare da questi che portano questa parola, ma anche
da quei sentimenti che possono emergere dentro di noi dovuti a paure, non è la fine, non è la fine. Il Signore ama sempre ricostruire la storia con ciascuno di noi, ama sempre porre la speranza, ecco perché Papa Francesco saggiamente ha capito che la parola che più importante da consegnarci era speranza, il giubileo della speranza, brava gente, la speranza non delude. Quindi questo è il primo aspetto. L'altro, mi è piaciuto un commento che avevo letto su questa pagina, Gesù non ama gli effetti speciali, Gesù non ama gli effetti speciali, cioè noi a volte pensiamo che ci deve essere qualcosa di grande, no, Gesù parla attraverso il silenzio delle cose, Gesù parla a ciascuno di noi anche attraverso un fiore che sboccia, attraverso qualcosa che è molto emarginato, a cui non diamo importanza, attraverso un povero. Gesù parla e desidera che non ci lasciamo ingannare. Io credo che questo sia il messaggio centrale. E quindi sapere che quando molti ci vogliono ingannare, non è il vero affare della vita, e andandogli dietro. Il vero affare della vita è la vita, è chi ci porta parole di vita. Vedete, qui noi dobbiamo tenerlo chiaramente presente, che chi ci porta parole di vita, che desidera la vita, che vede la possibilità di ricominciare, lì c'è il Signore. Non c'è il Signore invece chi ci porta parole di morte. Mi fermo qui. Sono due grandi orientamenti. E anche dentro di noi. Se c'è qualcosa che ci parla di morte, non è il Signore che sta parlando, ma il demonio. Se invece emergono sentimenti di vita, e allora è il Signore che ci sta parlando. Mi fermo qui. E sempre scegliamo, come dice San Francesco, e sempre scegliamo. È bellissimo questa frase di San Francesco, e sempre scegliamo, perché siamo, Francesco sa che ognuno di noi è chiamato ad essere protagonista saggio, protagonista saggio. Bene. Mi fermo qui e andiamo avanti. Non abbiate paura. O per dirla con Papa Francesco nella lettera che ha risposto ad una nonna, a nonna Oliva, gli ha detto non perdere la fiducia. E mi ricollego alla grande novità di questa nuova rivista, dove il Papa risponde ad una lettera e poi ci sono tante lettere. Una sul futuro dei giovani, l'altro che spera che questa rivista l'aiuti, ancora la capacità di condivisione, insieme la croce più leggera, è verissimo. E un altro, perché pregare per visitare una chiesa, a volte di chi fa commercio anche in chiesa. Insomma, temi abbastanza significativi, credo. E Papa Francesco raccomanda di non insistere quando diciamo una cosa ad una persona o vogliamo e auspichiamo qualcosa di bello. Se voi dite le cose, basta una sola volta, poi lasciate fare al Signore. E ancora ci dice di non essere mondani, un altro tema che Papa Francesco ha ripreso anche in altre situazioni. Andiamo avanti.
Questa rivista parla di tre grandi temi, oltre agli editoriali, ma ogni tanto poi lo spezzeremo durante le serate del nostro stare insieme, una parte dedicata a San Pietro, una parte dedicata agli eventi del mondo, una parte dedicata al nostro paese, all'Italia, e un'altra è dedicata un po' ai grandi testimoni del nostro tempo. E spero davvero di farvi contenti. Inviate a lettere@piazzasanpietro.va una lettera che volete che pubblichiamo su tutte le lettere che arrivano su lettere@piazzasanpietro.va, le pubblichiamo. Poi se sono lettere private invece le scrivete a me personalmente. E poi per chi vuole l'abbonamento, abbonamento@piazzasanpietro.va e lì chi la può pagare, se possiamo dirlo, 30 euro per tutto l'anno, un solo numero invece è 4 euro, ma chi non può e desidera questo strumento, basta che mi scriva e dica tu lo sai anche sull'email abbonamenti@piazzasanpietro.va e ricevete questa rivista gratuitamente. Perché molti di voi stanno per dare un'offerta, adesso manderemo un po' anche i conti correnti, tutto ciò che serve, e so che molti vogliono offrire una rivista a chi è povero, a chi non se lo può permettere, desidera questo strumento, perché lo sapete, molte famiglie vivono con una pensione minima e non è giusto, non è giusto. Quindi il governo dovrebbe fare molto di più per coloro che non ce la fanno. E avanti. Altre cose, i saluti. Ieri sera c'è stato una specie di blackout e quindi cerchiamo di riprendere anche i saluti di ieri. Qui, quando stando in Vaticano, ecco qua, vediamo un po'. Speriamo che c'è stato un blackout, vediamo un po'. E voilà dov'è. Non è qui. Ci riusciranno i nostri eroi? Che dite voi? Sì, ci riusciamo, sì. E allora, questa è quella di oggi che ho davanti, così andiamo ai saluti. 24 novembre, eccoci qua, così diamo anche quelli di ieri che ci siamo dimenticati. Intanto un grazie per tutti gli auguri che mi avete inviato, a tutti non posso rispondere perché sono veramente migliaia e migliaia, quindi vi dico grazie, ho celebrato il dono della vita, diventiamo vecchiarelli. Poi Ilaria vorrebbe gli auguri di buon onomastico per l'amica Flora, ogni bene. Flora, so il tanto bene che fate con i poveri, quindi il Signore vi benedica. Nicoletta vorrebbe gli auguri per il suo compleanno che ha festeggiato 58 anni. Nicoletta, ogni bene. Volevo ringraziare per aver fatto gli auguri per il nostro 25esimo anniversario. Lorenzo, 25 novembre, compio 58 anni. Quindi proprio oggi allora, stiamo bene, non è domani, quindi andiamo bene. Poi Matteo vorrebbe gli auguri per la moglie Katia e la mamma Caterina. Ogni bene Katia e Caterina, perché oggi per molti è anche Santa Caterina d'Alessandria. Quindi ogni bene a chi porta questo nome, un augurio grande. Poi sono moltissimi che stanno chiedendo il libro del Giubileo. Potete chiamare sempre Alessandro 366-6044-754, quindi andate avanti e via, ok? Anche qui, se qualcuno non ce lo può permettere questo libro, mi scriva sulla mia personale, enzo@buongiornobravagente.it, e cerchiamo di far del bene, perché quella è la prima cosa. Bene, allora, siamo contenti. Vi trasmetto questa gioia che sto vivendo
E insieme a voi vorrei ringraziare, l'ho fatto oggi in conferenza stampa, faccio anche qui, ringraziare il Papa che mi ha voluto qui e che ci ha spronato a questo progetto della rivista e anche un po' dell'apparato di comunicazione legato alla Basilica, una grande responsabilità e anche l'impegno per i bambini. E poi perché con umiltà, con tanta umiltà, ha detto sì alla proposta che gli avevamo fatto di rispondere insomma, sulla rivista, rispondere ad un lettore ogni mese. Sceglieremo la lettera più importante o quella che siamo quelle che portano più o meno lo stesso argomento, lo vedremo dal peso delle lettere che arrivano, se c'è un argomento che molti vogliono affrontare, allora prendiamo quello. E avanti, 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 mi raccomando. Ringrazio anche la Segreteria di Stato Vaticana, ringrazio anche il Dicastero per la Comunicazione, e ringrazio anche il Cardinale Arciprete, Vicario del Papa, Presidente della Fabbrica di San Pietro, il Cardinal Mauro Gambetti, che mi sta donando tanta fiducia. E a voi, brava gente, a voi, brava gente, perché se ho potuto mettere tante lettere nel primo numero, e anche grazie a voi che vi chiedevo, non lo potevo dire apertamente finché non abbiamo presentato oggi il primo numero, con voi siete stati bravi, anzi bravissimi. Va bene? Forti, 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 forti. E invochiamo la benedizione del Signore per ciascuno di noi, per intercessione di San Pietro, per intercessione di San Francesco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene allora, forti, forti, forti. E avanti.